In realtà noi non sottolineiamo mai il fatto che la nostra è una società piena di violenza. Anzitutto c'è un'educazione alla violenza dei giovani, ma più in generale dell'intera popolazione. Prima Moni Avadia l'ha sfiorato questo argomento, no? Dicendo, se noi accendiamo la televisione o guardiamo dei film, ma questi film sono quasi sempre i film occidentali, i film hollywoodiani, diciamo così, no? Pieni di violenza, di armi, di stupri stessi, di lotte, no? di violenza fisica, no? E così via, no? Questo è ovvio che non giustifica, però in parte non spiega come mai ci sia una violenza che ormai è diventata qualcosa di comune. Ora, l'altra faccia della medaglia è che c'è anche, ovviamente, no, una violenza nelle forze armate. Le forze armate devono combattere la malavita, no, diciamo così. E come si sa, no, la rivoluzione non si fa con i fiori, no, e nemmeno la lotta alla malavita non si può fare con i guanti. Quindi c'è un'educazione che hanno ovviamente i carabinieri, i poliziotti, no, e così via, alla violenza che poi dovrebbero usare in maniera istituzionale. Ora, quando per esempio i reduci del Vietnam tornavano dal Vietnam dopo aver combattuto, no, e ritornavano in America, molti si stupivano perché continuavano a fare le cose per cui erano stati educati, cioè andavano là, stupravano ovviamente i vietnamiti, no, li ammazzavano eccetera, poi tornavano in America, facevano magari, no, una rapina o qualcosa, dice, ma noi abbiamo fatto questa I cosa. I carabinieri come i reduci del Vietnam. Sallusti, no, dice, sembra, non c'è, un po' azzardato. Sallusti dice non c'è un'emergenza carabinieri, però c'è un'emergenza delle forze pubbliche. Perché per esempio casi come quelli che sono avvenuti di Cucchi, di Aldo Brandi e così via, in cui i poliziotti, no, nelle loro funzioni, quindi non si tratta nemmeno di uscire qui dalle funzioni e di dire vanno a stuprare delle turiste e, no, così via, ma prendendo quelli che avrebbero dovuto per esempio arrestare o controllare e li ammazzano letteralmente, no, di botte, no? Beh, ma questa forse che non è una violenza, quando i poliziotti poi insieme, no, si lamentano e fanno manifestazioni perché questi poliziotti vengono in realtà condannati oppure vengono processati, beh, un'emergenza c'è anche da questo punto Sallusti di vista. Vuoi rispondere velocemente? No, dico che è un ragionamento capzioso, allora io le rispondo che c'è anche un'emergenza filosofi. Credo che ci sia, però sostenere in realtà, che in questo paese esiste un'emergenza, no? Forze dell'ordine. Perché sicuramente nella storia di questo paese ci sono stati dei servitori dello Stato che hanno tradito la fiducia, e questo ce lo siamo detti, ma sostenere che c'è un problema forze dell'ordine, sa che c'è un problema e che sono troppo pochi, troppo poco pagati e troppo poco attrezzati. Non ha nulla a che fare con quello che dicevo io. Però bisognerebbe saperle le cose, perché ci sono tanti centri, cioè non accetto di sentir dire che i carabinieri, che la violenza serpeggi nelle forze dell'ordine e soprattutto né che ci sia un'emergenza carabinieri, perché tante cose magari i giornali non le scrivono nemmeno. Ce l'abbiamo qualche non numero? Scrivono, non chiedo la regia, se poi riusciamo a trovare. Sì, ma più che i numeri, Nicola, quello che conta è che per esempio ci sono tanti movimenti, tante associazioni di carabinieri che si occupano di donne abusate, di bambini abusati. Certo, queste cose bisogna dirle, non si può soltanto parlare della violenza. No, lei ha ragione per quanto... Io ho detto una cosa diversa, ho detto che c'è un addestramento alla violenza, ovvio, perché se quello è il lavoro che devono fare, devono anche abituarsi a farlo. Per esempio, lei lo sa che cosa fanno i poliziotti quando vanno allo stadio? Anche della malavita, non è che c'è una educazione alla violenza, c'è un'educazione a cercare di emarginare la malavita. Va bene. Che è una cosa diversa. Allora, militari condannati nel 2015...